Dal display della VitoDense 100 puoi impostare in maniera semplice le temperature e le fasce orarie del circuito diretto e del circuito miscelato se presente. Premi il tasto menu per 4 secondi per accedere al menu programmazione. Con i tasti a freccia seleziona il programma P4 per l'impostazione delle fasce orarie dei circuiti di riscaldamento. Conferma con il tasto OK. Con i tasti a freccia seleziona il circuito dove vuoi impostare la fascia oraria, ad esempio HC1 per circuito diretto. Poi conferma con il tasto OK. Con i tasti a freccia seleziona il giorno della programmazione, ad esempio martedì. Poi premi il tasto OK per conferma. Premi il tasto OK se vuoi modificare o cancellare la fascia oraria T1. Seleziona EDT per modificare la fascia oraria oppure DEL per cancellarla. Per modificare la fascia oraria, inserisci il nuovo orario di inizio e conferma con OK. Poi inserisci il nuovo orario di fine e conferma con OK. Seleziona successivamente la temperatura N2 normale o N3 comfort per la fascia oraria appena impostata e conferma con OK. Per inserire una nuova fascia oraria, seleziona il giorno con i tasti a freccia, ad esempio martedì, e conferma con OK. Poi, con i tasti a freccia, seleziona l'indicazione Add e conferma con il tasto OK. Seleziona la seconda fascia oraria T2 e premi il tasto OK. Conferma anche l'indicazione EDT con OK. Ora inserisci l'orario di inizio, ad esempio le ore 17, e conferma con il tasto OK. Poi inserisci l'orario di fine, ad esempio le ore 22, e conferma con OK. Seleziona successivamente la temperatura N2 normale o N3 comfort per la fascia oraria appena impostata e conferma con OK. Premi il tasto menu per ritornare nel menu per la scelta del circuito. Seleziona con i tasti a freccia HC2 per impostare le fasce orarie anche dell'eventuale circuito miscelato. La procedura è la stessa del circuito diretto. Per tornare alla schermata Home, premi più volte il tasto menu.